Ciao ragazzi, prima di tutto desidero ringraziare ognuno di voi. Questo canale che si è attivato praticamente da pochi giorni ha già superato i 540 iscritti e i video sono stati visti diverse migliaia di volte. Vi ringrazio veramente tanto perché è un riconoscimento importante per il lavoro che sto cercando di portare avanti. Prometto di fornire video sempre di qualità migliore, sistemare lo studio, migliorare le attrezzature, quindi con un po' di tempo ragazzi, scusate, datemi un po' di tempo e miglioreremo veramente tutto. Ho in mente tantissimi contenuti da portare, tantissime cose interessanti da fare con voi, esperimenti, prove e tutto il resto. Detto questo, parliamo del video di oggi. Chi come me è nato negli anni 70, sono nato nel 73, ho compiuto 50 anni a giugno di quest'anno, è sicuramente legato al mondo dei computer e console 8 e 16 bit, quindi Amiga, Commodore 64, Mega Drive, Master System, Super NES, MSX, Spectrum e quant'altro. Io per esempio ho cominciato tantissimi anni fa a utilizzare il computer con un computer che mi regalò mia zia, un computer della Mattel che si chiama Aquarius, che aveva 4K di RAM, quindi una cosa veramente agghiacciante. Ho cominciato allora a programmare, a fare i primi programmini, i primi giochini che comunque si limitavano a beep, bop e qualche lineetta in movimento, fino ad arrivare poi via via ai computer moderni e alle console di adesso. Nel video di oggi prenderemo un Android Box. Quindi quegli scatolini piccolini che si collegano alla TV per guardare Netflix o altro, e lo convertiremo in una macchina da emulazione. Quindi installeremo una distribuzione Linux che si chiama Batocera, che permette di emulare vari sistemi. Ragazzi, premessa, non fornisco in nessun modo indicazioni su dove scaricare le ROM, i BIOS e tutto il resto. La rete è grande, si può cercare e trovare tutte le informazioni che si desiderano trovare da soli. Quindi non chiedetemi per favore link sulle ROM e tutto il resto. Useremo solo materiale open source o comunque completamente gratuito, perché lo scopo, diciamo, del video è quello appunto di farvi vedere come si comporta questa macchina emulando. Quindi proveremo questa Arcade Box, installeremo Batocera, proveremo un po' di giochini e vedremo cosa si riesce a fare con 50-60 euro. Detto questo, ragazzi, vi ringrazio ancora per tutto quello che state facendo per questo canale. Vi invito a seguire il video che arriverà a breve e vi auguro una buona giornata, buon pomeriggio, buonanotte a seconda di quando guarderete il video. A presto! Prima di creare insieme il supporto che conterrà Batocera ad alcune ROM di esempio, voglio fare un paio di premesse. Questo video è puramente didattico, ha lo scopo di rivivere per qualche istante l'atmosfera degli anni 80 e 90. La seconda precisazione da fare è che utilizzeremo un Android Box molto economico, su una sessantina di euro, che ha 4 giga di RAM e una ROM da 32 GB. La ROM non verrà utilizzata perché il supporto su cui installeremo Batocera sarà anche, diciamo, lo spazio disco che conterrà eventuali ROM aggiuntive. Nell'ambito del web si trova un sacco di giochi e programmi per computer che ormai sono diventati abandonware, cioè vuol dire a distanza di tanti anni le aziende che li hanno prodotti non hanno più alcun diritto, oppure le aziende sono fallite, sparite completamente, quindi il software è liberamente copiabile e utilizzabile. Ci sono diversi siti, vi basterà cercare abandonware per trovare un sacco di materiale, assolutamente gratuito e legalmente utilizzabile. Procediamo quindi con la creazione del supporto. Per prima cosa dovremmo usare il nostro Balena Etcher, Fido Balena Etcher. Prima di ciò andiamo però sul sito di Batocera, quindi batocera.org, e andiamo a scaricare la ISO, tra virgolette, che ci servirà per far funzionare Batocera sul nostro Android Box. Quindi andiamo nella sezione download e ci spostiamo qui in basso. Questo Android Box monta un chipset S095 Gen 3. Quindi andremo a selezionare questa immagine. Ci basterà cliccare e partirà il download di un file IMG. Io ovviamente l'ho già scaricato ed è pronto all'uso. A questo punto lanceremo Balena Etcher, selezioneremo l'immagine, che nel nostro caso è sul desktop, e come abbiamo fatto per il caso dell'immagine MacOS, selezioniamo la destinazione. In questo caso ho già visto un'unità da 32 giga e useremo quella. Facciamo select e facciamo flash. Ora aspettiamo qualche minuto che l'immagine venga scritta effettivamente sulla SD card e ci rivediamo. A fra poco. La parte di creazione del supporto è completa. Estraiamo la SD card, che è stata appena, diciamo, masterizzata, tra virgolette, e ci spostiamo tra un attimo sul nostro Android Box. Prima di fare ciò, però, vi faccio vedere un piccolo video perché contestualmente all'inserimento del cavo di alimentazione che corrisponde all'accensione dell'Android Box,
Dovremmo premere il tasto reset per 3 secondi, quindi inserire il cavettino, immediatamente premere 3-4 secondi il tasto di reset e rilasciare. A quel punto l'Android Box partirà dalla scheda SD inserita. Vi faccio vedere nel video dove si inserisce la memory card e soprattutto vi farò vedere come si fa a premere il tasto reset. Ok, scusate il video molto molto artigianale, ma in questo momento sto preparando lo studio. Il canale sta crescendo molto molto in fretta, non mi aspettavo così tante visualizzazioni e così tanti iscritti, quindi vi chiedo di avere un po' di pazienza e sistemeremo tutto al più presto nel modo migliore. Allora, ciò di cui avremo bisogno è il nostro Android Box, poi la memory card che abbiamo, sulla quale abbiamo scritto Batocera, e uno stuzzicadenti al quale abbiamo tagliato la parte appuntita. Sarà più comodo in questo modo gestire l'inserimento nel tasto di reset, sul tasto di reset. Allora, la memory card si trova qui di lato, a fianco alle porte USB. Come vedete, questo è lo slot. Quindi inseriamo la nostra memory card, tutto rigorosamente con una mano, ragazzi, apprezzate lo sforzo. Quindi inseriamo e premiamo leggermente. Perfetto, memory card inserita. Poi, nella parte posteriore, ragazzi, noi vediamo il connettore per l'alimentazione, una porta HDMI, il connettore per la rete e in più abbiamo la porta uscita, scusate, audio video. Ecco, lo stuzzicadenti che abbiamo modificato in maniera molto molto professionale va inserito qui dentro, perché in fondo c'è il tasto di reset. Infilandolo a un certo punto sentirete un click. Sentite? Ecco, questo click ci dice appunto che stiamo premendo il tasto di reset. Quindi a questo punto bisognerà fare così: bisognerà inserire il cavo di alimentazione, essere pronti contestualmente a premere il tasto di reset, che va premuto per 3-4 secondi, rilasciare il tasto di reset e il sistema partirà con Batocera che abbiamo inserito qua nello slot di espansione. Ok, ragazzi, a fra poco per far partire il sistema e fare le prime configurazioni. Siamo finalmente pronti ad avviare la nostra nuova console. Come detto prima, dovremo inserire il connettore e poi tenere premuto il tasto reset per 2-3 secondi. Quindi inseriamo il tasto e teniamo premuto reset per 2-3 secondi. Comparirà la schermata iniziale della console, meglio dell'Android Box, e comincerà a fare il caricamento. Impiegherà qualche secondo, poi dovrebbe mostrarci il logo e l'animazione iniziale di Batocera. Vediamo. Perfetto, siamo riusciti a fare tutto in maniera corretta, nei tempi giusti. Ci indica la versione 35 del 2022, poi vedremo se ci sono aggiornamenti in seguito. Ok. La prima cosa da fare, ragazzi, è andare a fare una serie di configurazioni. Quindi premiamo il tasto centrale del controller Xbox 360 che abbiamo collegato via USB all'Android Box e attiviamo l'interfaccia. Premiamo il tasto Start e andiamo a modificare alcune opzioni. Tanto per cominciare andiamo in System Settings e cambiamo la lingua, perché per fortuna c'è in italiano quasi completamente tradotta. Nella fase iniziale, ragazzi, vedrete dei rallentamenti tipo adesso, ma è normale perché comunque sta ancora accedendo al disco e sta creando i vari file di configurazione, sta preparando il sistema, diciamo. Poi sarà molto più veloce successivamente. Quindi un po' di pazienza almeno nelle fasi iniziali. Impostiamo come lingua italiano. Io preferisco mettere orario 12 ore. Disabilito codi e andiamo ad abilitare l'audio output, che va impostato come H96 Max Analog Stereo. A questo punto dovreste sentire l'audio di sistema con l'interfaccia, perché l'interfaccia è una musica, diciamo, di sottofondo. Il sistema si riavvierà perché le impostazioni richiedono riavvio. A questo punto andremo su Opzioni sonoro e disabiliteremo la musica dell'interfaccia. Fatto questo, allora andiamo ad impostare alcune cose. Impostazione gioco ancora niente, anzi facciamo così, ragazzi. Impostazione gioco, andiamo su Shaders e impostiamo le scanline perché vogliamo che compaiano le linee di scansione, che sono quelle lineette che si vedevano a schermo sui monitor vecchi, sui vecchi televisori CRT. Adesso vi faccio vedere cosa intendo, ragazzi. Andiamo a impostarlo anche sul tema.
Con i controller, user interface settings. Ok, impostiamo come tema uno stile dettagliato che ci darà maggiori informazioni sul gioco che stiamo per far partire. E impostiamo come shader, scusate, shader, scanline. Ecco, le scanline sono questo effetto. Come potete vedere, sono delle linee che dividono orizzontalmente l'immagine ed erano tipiche appunto di quei televisori. A questo punto andiamo poi su opzioni rete perché dobbiamo abilitare il wifi. Quindi attiviamo il wifi, spostandoci verso destra o cliccando il tasto A. Anche questa operazione impiegherà un pochino perché deve attivare il tutto. Inserisco i dati e ci rivediamo, ragazzi. Una volta confermato l'inserimento dei dati, quindi SSID e password, ci avvisa che il wifi è attivo e in alto comparirà l'iconcina, vedete in alto a destra, del wifi. A questo punto siamo pronti ad andare su internet, collegare il nostro dispositivo a internet. Andiamo su aggiornamenti, facciamo inizio aggiornamento e non trova nessun aggiornamento del sistema. Se impostiamo invece beta e facciamo inizio aggiornamento, troverà un aggiornamento. Io vi sconsiglio di installarlo, ragazzi, ho fatto delle prove e crea dei problemi al controller. Addirittura una volta su 8 era poi visibile, quindi bisognava resettare la console o usare una tastiera. Quindi vi sconsiglio di fare una versione instabile beta, tra virgolette. Qui possiamo scaricare una serie di contenuti. Possiamo scaricare i bezel, che sono fondamentalmente le cornici. Siccome i giochi per la maggior parte sono 4 terzi, perché le console magari anni 70, 80, 90 erano appunto 4 terzi, non ancora 16 noni, la parte centrale dello schermo è quella che occupa l'emulatore. E poi ci sono le fantomatiche barre nere sopra, sotto e attorno. I bezel sono fondamentalmente dei riempitivi, ossia delle immagini, che riproducono magari un tema della console stilizzato piuttosto che altro genere di immagine che riempiono appunto queste bande nere. In questo caso non le installeremo perché non ci interessa. Inoltre stiamo usando una memory card piccolina per cui non la riempiamo di cose magari che non ci servono. Possiamo scaricare dei temi aggiuntivi, quindi qua ci fa vedere l'aspetto di quelli che sono i temi che andiamo a scaricare. Possiamo scaricarne uno qualunque, installarlo e usarlo. E possiamo scaricare dei contenuti, per esempio dei giochi per Atari 2006 gratuiti. Basta cliccare, fare installa, vedete in alto la barra li scarica e li installa. Ovviamente in alcuni casi è richiesto il riavvio dell'interfaccia. Quindi andiamo su aggiornamenti. Ecco, ha scaricato il primo. Questo qua dovrebbe, scusate, scaricarlo senza fare riavvio. Ok, ci sono i bezel da scaricare, che abbiamo detto in questo caso non li scaricheremo. Ci sono dei giochi per Commodore 64. Questo qui è un shoot 'em up, prendiamolo. Poi abbiamo delle ROM, dei giochi per Game Boy Color. Si tratta di roba gratuita scaricabile senza problemi, ragazzi. Per Mega Drive, una versione fan-made di Barbarian, un porting di Rick Dangerous, un gioco fighissimo per Amiga e per varie console, quindi lo andiamo a vedere. Ok, anche questo richiede riavvio. Andiamo poi su aggiornamento download, facciamo download contenuti di nuovo, ci spostiamo stavolta da sotto. L'ultima cosa che prenderemo è un gioco per Dreamcast, che è veramente molto 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 bello ed è freeware anche questo. Vedete, c'è tantissima roba, quindi c'è da sbizzarrirsi. Poi di guide comunque, se voleste aggiungere contenuti, ragazzi, ne trovate a bizzeffe su internet. Allora, volevo farvi vedere l'ultima cosa, questo Vulgar, che è molto molto carino. Dovremmo trovarlo qua in alto. Eccolo qua. Perfetto. Installiamo lui, dopodiché cominciamo a provare un po' di cose, ragazzi. Allora, questa macchina secondo me emula perfettamente le console 8-16 bit e i computer 8-16 bit, per esempio 64, Amiga, Mega Drive, Super NES, NES, anche 32X, per esempio potrebbe funzionare anche correttamente il Jaguar, lo Spectrum e così via. Non va oltre perché comunque diciamo, le prestazioni generali dell'hardware non sono molto elevate. Quindi ci possiamo fermare a questo genere di dispositivo. L'interfaccia ha ricaricato fondamentalmente tutto dopo l'installazione, quindi si è riavviato Batocera e a questo punto potremmo provare un po' di giochi. Potremmo cominciare per esempio con... Vediamo un po' di scegliere qualcosa di simpatico, ragazzi. Qualcosa di un pochino più bellino da vedere, vediamo un po'. Allora,
Vediamo come gira questo, che è una versione shareware freeware di Doom. Vediamo un po' come se la cava a gestirlo. Però, dai, usabilissimo ragazzi, vedete? Si possono installare anche giochi DOS. Vedete che figata? Non è male. Fa lo swipe, destra-sinistra. Dai, è decisamente utilizzabile. Possiamo cambiare arma, possiamo sparare, perfetto. Andiamo avanti, vediamo un pochino di qua che succede. Sì, dai, è utilizzabile, assolutamente utilizzabile. Prendiamo l'armatura. Questa è una libera interpretazione di Doom, senza diritti di utilizzo. Ok, questo è utilizzabilissimo, perfetto. Per tornare indietro ci basterà premere il tasto Start e il tasto Xbox in alto per cambiare gioco. A questo punto possiamo vederci anche Mr. Boom, che dovrebbe essere un porting freeware di Bomberman. Sì. Ah, per 8 giocatori, quindi scegliamo il primo. Sì ragazzi, esatto, questo è Bomberman. Sicuramente lo conoscerete perché è un gioco storico abbastanza famoso. Bisogna piazzare delle bombe, demolire parti dello scenario che possono rivelare anche degli oggetti da raccogliere. In questo caso abbiamo preso questa specie di criceto gigante che ci fa saltare. Le bombe sono pericolose oltre che per lo scenario, per i nemici e per noi. Quindi se siamo vicini durante la detonazione della bomba, moriamo. Ragazzi, mi sta sorprendendo. Mi sta sorprendendo veramente questo robino, come si comporta. Vedete, non è un gioco proprio scarsino. Secondo me è molto interessante. Va bene. Vediamo qualcos'altro, così possiamo testare ancora un po' di sistemi, ancora un po' di emulatori. Allora, Super Mario World, no. Ecco, Prince of Persia. Questo qua è un porting di Prince of Persia. Vediamo come si comporta. Prince of Persia è un gioco veramente molto molto carino. Immagino che voi lo conosciate. Esatto. Controlliamo questo personaggio che ha 60 minuti per muoversi in questo labirinto e arrivare a sconfiggere il cattivo di turno e salvare la principessa. Era particolarissimo perché all'epoca fu usata una tecnica molto molto embrionale di capture, per cui il personaggio è stato realizzato catturando le foto in movimento di una persona reale, state poi riconvertite in formato digitale. Infatti era veramente impressionante per l'epoca la qualità con la quale si muoveva il personaggio. Beh, anche questo diciamo che si comporta bene. Andiamo a vedere magari qualcosina Mega Drive. Allora, vediamo un pochino Mega Drive. C'era, ecco, questo qui che diceva che è uno shoot'em up, quindi un gioco di uno sparatutto spaziale. Vediamo un pochino come si comporta anche lui. Partiamo, vediamo. Dai, tutto sommato è piuttosto bene, piuttosto funzionante, piuttosto utilizzabile. Fatto anche abbastanza bene per essere gratuito. Vediamo ancora qualcosina, dai, c'è il pezzo forte. È Volgar, quello per Dreamcast, eccolo qua. Questo è veramente molto molto carino. Ok, qua ci sta avvisando il fatto che manca il BIOS originale del Dreamcast, quindi userà un'emulazione interna e le prestazioni sono sicuramente ridotte rispetto alla versione col BIOS originale. Vediamo come si comporterà. Beh, caspita. Ragazzi, stiamo emulando un Dreamcast, eh? Sega Dreamcast, che è una console più potente rilasciata dal Dreamcast prima, da Sega, prima di fare una brutta fine come produzione. Ok, qualche rallentamento, ma vabbè, ci può stare, ragazzi. Prendiamo lo scudo, spariamo queste frecce che ci permettono di arrampicarci su ostacoli più alti, saltando. Ecco, quindi qua ci potremmo mettere qua. Freccia un pochino più alta. Siamo troppo in basso. Ok, dovremmo fare una sorta di scaletta. Esatto. Possiamo fare così.
inserire un'altra qua intermedia e per esempio saltare così in alto. Qua dobbiamo rotolare. Beh, dai, tutto sommato ragazzi non si muove per niente male. Questi qua sono i checkpoint che salvano la posizione. Qua abbiamo un po' di nemici da far fuori. Possiamo usare anche, quando veniamo colpiti perdiamo lo scudo che ci dà l'invulnerabilità per un contatto. Dopodiché poi moriamo. Dai, anche questo comunque è molto utilizzabile. Pensavo molto molto peggio onestamente. Come vedete in teoria ci si potrebbe anche giocare un pochino a patto di farsi andare bene i rallentamenti. Proviamo a vedere ancora un paio di cose e poi possiamo passare alle conclusioni finali su questo arcade box. Qua c'è l'elenco di tutti i giochi disponibili. In teoria potremmo anche vederci magari. Aspettate, avevo visto una cosa simpatica. 64, penso per se l'abbiamo visto. Super Boss Gaiden. Avete mappa. Gioco scorrimento orizzontale, Super Mario. Vulgar. Eccolo qua, possiamo vederci Rick Dangerous, dai. Questo è molto carino. Chi di voi come me ha una cinquantina d'anni so, ricorderà sicuramente sua amica questo gioco. La musica dovrebbe essere... Esatto, dovrebbe esserci anche quella. Fantastico. Ah, sì, è proprio lui, caspita. È il porting di quel gioco. Allora, ragazzi, a distanza di tanti tanti anni, giochi per esempio per Amiga, Commodore 64, Mega Drive e molti altri... sono diventati abandonware, ossia sono diventati diciamo di pubblico dominio, gratuiti, perché le software house che avevano diritti su questi giochi sono per esempio sparite, sono fallite, nessuno ha rinnovato i diritti, quindi sono giochi tranquillamente scaricabili e utilizzabili. Magari potremmo fare, se vi va, mettete anche ancora una volta in descrizione un commento se dovesse interessarvi, un video dove prendiamo i migliori, quelli che sono appunto diventati abandonware, che sono quindi gratuiti, e li possiamo utilizzare con un emulatore tipo questo. Qualora vi andasse, ragazzi, ditemelo, ve lo faremo il video. Ecco, qua abbiamo piazzato una bomba, no? Molto molto carino, veramente, molto caruccio. Bene, conclusioni. Ragazzi, le conclusioni sono a mio avviso estremamente positive. È un dispositivo che costa una sessantina di euro, fa girare discretamente un pochino tutto. Ovviamente non possiamo aspettarci di far partire giochi tipo PlayStation 2, PSP, Saturn o altri, perché comunque non è l'hardware adeguato per fare questo genere di operazioni. Possiamo far partire comunque alcuni giochi anche Super Nintendo, Nintendo e così via, e goderci con una spesa minima l'ebbrezza di quegli anni 70, 80, 90. Io come sempre vi ringrazio per essere rimasti fino alla fine del video. Vi chiedo di seguire il canale e attivare la campanella per non perdere i video successivi. E se quanto abbiamo visto oggi vi è sembrato interessante, commentate, io rispondo a tutti e condividete il video ai vostri amici, parenti e conoscenti. Grazie e a presto ragazzi.